Gentilissimi ascoltatori, all'inizio del campionato è tornato il calciomercato, ma sono tornate tantissime trattative. La prima, più importante, è sapere che fine farà la Fiorentina e chi andrà in mano. Abbiamo qui il collega di Gazzavella.it, Leonardo Andrini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio da me a te e a tutti gli amici ascoltatori all'ascolto. Allora, Leonardo, spiegaci brevemente che cosa sta succedendo alla Fiorentina e che cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Allora, guarda Daniele, io mi sto trovando esattamente davanti all'albergo dove all'interno c'è proprio l'Otto Commisso, quindi siamo qui a Milano. E praticamente cosa succede? Succede che la Fiorentina ha previsto la settimana e si dovrebbe addirittura, si parla di un closing della trattativa già domani con l'arrivo di Diego Della Valle a Milano. Lo stesso Diego Della Valle ha voluto fortemente fare tutto da solo, escludendo e in parte sovrastando il fratello Andrea Della Valle. Quindi questa trattativa l'ha portata avanti dall'inizio alla fine Diego Della Valle, il quale, come detto, non è attualmente a Milano, arriverà domani a Milano e avrà un incontro, presumiamo decisivo, il closing, come si suol dire in termini diciamo economici, un closing con questa trattativa. Per quanto riguarda altre novità, per il momento non ce ne sono, anche se siamo fermi appunto a questa importante notizia che abbiamo dato ieri non è vero, in esclusiva è giusto usare le giuste parole quando è giusto darle. Non abbiamo fatta noi l'esclusiva, non l'abbiamo ripresa, grazie a Matteo Barzagli di Sky Sport, che era allo scalo di Milano, all'aeroporto, in attesa che tornasse da Madrid la delegazione dell'Inter, che era appunto stata a visionare la finale di Champions tra Liverpool e Tottenham. Quindi in sintesi aspettavano Conte, si sono visti arrivare allo scalo degli arrivi appunto Rocco Commisso e Gioi Barone, il braccio destro di Rocco Commisso. E allora, dato che la dovrebbe cambiare società, l'allenatore secondo te chi sarà e che fine farà Fantale Corbino? Allora, Pantaleo Corvino, ti do un'esclusiva, Daniele, ha già lasciato Firenze, ha già lasciato il centro sportivo della Fiorentina e non ci tornerà. Si prospetta per lui un futuro a Lecce, nella sua terra pugliese, quindi a Lecce dovrebbe tornare lì. Come direttore generale sembra diciamo come percentuale di gradimento molto alta quella di Massimiliano Mirabelli, l'ex direttore generale del Milan, che potrebbe ripresentarsi in Serie A con la veste di direttore generale della Fiorentina. Per quanto invece riguarda l'allenatore, attualmente la cronaca ci dice che Vincenzo Montella ha ancora 2 anni di contratto, quindi qualora Montella dovesse in qualche maniera farsi da parte, la Fiorentina comunque dovrebbe continuare a pagargli lo stipendio per altri 2 anni. Io so che la Fiorentina, qualora dovesse cambiare proprietà, ha in mente di mandar via Vincenzo Montella. Ci sono 3 nomi che sono veramente belli, belli tosti e stuzzicano un po' le fantasie. Parto da quello meno fantasioso, che è Gennaro Gattuso, che appunto Ringo si è da poco liberato, si è dimesso da poco dal Milan e potrebbe subito trovare una nuova casa qui a Firenze. Questa è l'idea che stuzzica un po' meno. Però nel caso arrivi Mirabelli, ricordiamoci che c'è un pessimo rapporto tra Mirabelli e Gattuso proprio ai tempi del Milan. Le altre due idee che stuzzicano l'entusiasmo e la fantasia dei tifosi viola, e per il quale io ci sto lavorando, specialmente sono di questi, è José Mourinho, che proprio ieri era a vedere il MotoGP, a vedere la disastrosa e imbarazzante prestazione di Valentino Rossi al MotoGP del Mugello. Quindi, e poi ha anche detto da pochi giorni, proprio 24 ore fa, ha detto che sarebbe pronto a allenare un club che non gli dà, che un club diciamo non vincente da subito, e quindi potrebbe essere clamorosamente José Mourinho, oppure Luciano Spalletti, che si avvicinerebbe quindi a Firenze. Lui, che è di Certaldo, a pochi chilometri da Firenze, sarebbe molto curioso, anche se ha un ingaggio altissimo. Però se la Fiorentina inizia a inserire
liquidità all'interno dei propri conti, insomma, a quel punto niente è impossibile, nulla è impossibile, e Spalletti potrebbe essere un altro di questi clamorosi nomi che circolano sulla Fiorentina. Si è fatto anche il nome del proprietario del Paris Saint-Germain per quanto riguarda la Fiorentina. Ci sono stati i contatti che appunto tu sappia, o è stata soltanto una notizia buttata da qualche giornalista, non voglio far screditare i giornalisti, ma da qualcuno che l'ha detta così solo per una suggestione? Ma ascolta, io guarda, in diretta sabato su Gazzaviola Radio mi sono espressamente diciamo già citato e già espresso, scusami il gioco di parole, ci sono state troppe voci intorno a questo passaggio di proprietà. La verità è che qui c'è sempre solo stata una persona interessata a questa la Fiorentina, e quello è Rocco Commisso, che aveva voglia di tornare in Serie A dopo che è stato rimbalzato dal Milan. Tutte le altre trattative sono tutte, non dico frutto dell'immaginazione di determinate persone, però sicuramente non sono veritiere, specialmente una inerente appunto l'arrivo di El Khalafi, che è il cugino del presidente del Paris Saint-Germain a Firenze. Non c'è mai stata realmente un'offerta da parte di El Khalafi, e di conseguenza nemmeno del fondo argentino, che faceva molto riferimento, quindi fondamentalmente la questione era solo esclusivamente legata alla cessione alla Fiorentina per Rocco Commisso, che era l'unico vero giocatore, proprietario e dirigente che era veramente intenzionato a prendere la Fiorentina. Allora, diciamo che è uscito il comunicato per Chiesa, che rimane alla Fiorentina. Secondo te, se arriverà questo nuovo presidente della Fiorentina, potrà mettere più soldi per il mercato, anche con Mirabelli, che ha un'esperienza diversa da quella di Fantale Corbino? Ma è chiaro che Commisso, se arriva a Firenze e come prima mossa c'è Chiesa, non parte bene, diciamocelo in maniera schietta. Quindi mi aspetto che Commisso non solo mantenga Chiesa, ma che poi possa portare, come dicevo prima, un po' di liquidità nei conti della Fiorentina, di modo che possano esserci dei colpi di mercato importanti, perché insomma Vertù è del Napoli, Edinilson Fernandez è ufficiale, è andato al Mainz, Norgard quattro giorni fa è stato ufficializzato, è andato al Brentford, quindi insomma voglio dire ce n'è tanti, voglio dire, di giocatori che stanno andando via. E poi la Fiorentina si è salvata l'ultima giornata, il motivo ci sarà: questa squadra scarsa, la squadra vista quest'anno prima con Pioli e poi Montella, è una squadra scarsa. Se poi dopo noi si vuole iniziare a dire che la squadra con qualche netto può essere migliorata, ci può anche stare, ma il punto forte di questa squadra è che va migliorata. Quindi ora noi siamo concentrati sulla gestione del club. È chiaro che chi arriverà a fare il direttore generale, che è fondamentale capire quale sarà il direttore generale della Fiorentina, perché il direttore generale non parte niente, ok? Quindi senza direttore generale è anche difficile poter ipotizzare quale sarà il calcio mercato della Fiorentina. È chiaro che la Fiorentina deve fare assolutamente qualcosa per quanto riguarda il calcio mercato, e ti dico, aggiungo, che siamo in netto ritardo, perché secondo me queste trattative per il passaggio alla Fiorentina di nascosto dovevano avvenire a gennaio e ora ufficializzarle, non che ora si tratta il prezzo e si fa il, diciamo, come si suol dire, la domanda offerta per vedere se più o meno, cioè ora bisognava cedere la società già ufficialmente, di modo che subentrassero determinate figure che potessero dare subito il loro contributo, perché qui tra una cosa e un'altra tu mi insegni, Daniele, che un passaggio di proprietà, un passaggio societario non è una cosa da un giorno e via, cioè domani c'è il closing, ok, però ci sono i tempi tecnici, 2-3 settimane prima di potersi poi realmente mettere in moto e mettere in moto tutti quanti. Però 2-3 settimane poi si arriva a luglio, il primo luglio apre il calcio mercato, la Fiorentina deve ritrovarsi a Moena per fare il ritiro, cioè con chi va, ammesso e non concesso sia a Moena, perché a questo punto tutto in dubbio, cioè, a questo punto che si fa? Per me siamo già in grande ritardo, quindi se davvero dovesse essere Mirabelli appena entra deve subito immediatamente avere già dei colpi in canna, ma devi averli, perché se si riparte
con gli stessi dell'anno scorso, ragazzi, si va poco lontano. Aggiungo tra i nomi che non ci saranno più il prossimo anno, Gerson, che è già tornato alla Roma. Quindi insomma, ce n'è tanti di giocatori che Muriel ancora non si sa se verrà riscattato, perché 13 milioni onestamente per quel che ha fatto vedere Muriel son tanti. Quindi ci sono tanti punti di domanda ai quali la Fiorentina, dirigenti e la società dovrà rispondere, che siano della Valle, che sia Commisso, che sia chi volete, la Fiorentina ha bisogno di essere rinforzata. Quindi facciamo il cambio di società, facciamo tutto, però poi fondamentalmente il mercato è una prerogativa. Tornare a vincere qualcosa, vincere, noi non abbiamo vinto mai molto negli ultimi anni, ma comunque insomma per tornare in Europa quantomeno. Pronto? Sì. Allora, ti dicevo una cosa importante, una cosa molto importante. È capitato lo scorso anno al Milan che c'è stato il closing a metà, a fine stagione, si è passati ai cinesi, però la cosa più importante è che quest'anno, già a gennaio, il passaggio alla nuova società è venuto nei pressi del mercato invernale, quindi lì è stata la consapevolezza della vecchia società. Quindi diciamo che i suoi paralleli fanno capire che la Fiorentina sta facendo lo stesso errore del Milan dell'anno scorso. Beh, cioè, ripeto, siamo in ritardo. Queste trattative vanno fatte innanzitutto sotto banco, ma vanno fatte a gennaio, ci vuole un mesetto e mezzo, due, per avere l'ok bancario, finanziario, tutto quanto. Quindi se a marzo hai una società nuova, nulla puoi annunciare perché c'è ancora il campionato in corso. Il primo giorno utile, cioè il minuto dopo la fine dell'ultima partita di campionato, ti devi annunciare la nuova società. Questo non è successo, quindi siamo ancora, dopo una settimana di fine campionato, ancora a tergiversare, domanda, offerta, commisso sì, commisso no, Qatar, eccetera. Qui i giorni continuano ad andare, le ore passano, il calcio mercato è chiuso, ma lo sai meglio di me, non è chiuso perché l'hai visto l'altro giorno, venerdì alle 6 la mattina, l'Inter ha ufficializzato Conte, la Juventus sta cercando l'allenatore. Insomma, voglio dire, secondo me siamo già in ritardo, perché non siamo una squadra che parte da una base solida, perché da chi riparti? Se ti sei salvato all'ultima giornata contro il Genoa, giocando una partita imbarazzante, da chi riparti? Non è che hai una solidità, la Juventus ha mandato via Allegri, ma ha una solidità, qualunque allenatore arriva, comunque trova un club solido. E la Fiorentina è da rifondare totalmente, tranne Chiesa, che ripeto, che è uscito questo comunicato e è stato fatto dai Della Valle, questo comunicato, o è il primo comunicato di Commisso? Non si è capito, si presume di Della Valle. Insomma, ci sono tante cose da chiarire, io ripeto, mi auguro che nel più breve tempo possibile si riesca a chiarire tutto. Però, ripeto, il tempo passa, le altre squadre iniziano a programmare la prossima stagione. La Fiorentina ancora no. Non è l'unica, l'ho detto, la Juve, la Roma. Però se riparte da qualcosa, la Fiorentina no. E allora, se ci saranno ulteriori novità, ci risentiremo. Grazie Leonardo Andrini, gazzaviola.it. Grazie per tutte le novità. E per tutti i tifosi della Fiorentina attendiamo novità. Perfetto, sì, quando volete, io se posso darvi una mano, ben venga sicuramente. Dal punto di vista tecnico io credo sia ormai, si è capito tutto, no, a questo punto, quindi mi sembra a me di ripetersi ulteriormente. La situazione è questa, la situazione è una situazione nella quale noi abbiamo bisogno di capire che cosa succederà, e lo capiremo solo ed esclusivamente se a più breve tempo possibile ci saranno novità. Questo è. Comunque, se ci dovessero essere, te lo faccio sapere. Sì, grazie Leonardo Andreini, buon pomeriggio. Anche a lei.